Siamo qui per la quinta edizione di queste giornate Vergari, questa idea che ho avuto io alcuni anni fa, perché nel passare da questo corridoio, vidi un incontro di avvocati, perché c'era una qualcosa di elettorale, adesso non ricordo cosa. Io seguo a stento le mie cose elettorali di magistrato, quindi non ricordo a maggior ragione quelle degli avvocati, quindi non mi ricordo che elezioni erano. Comunque c'era un incontro tutti di avvocati, io mi affacciai da quella porta là in fondo e vidi la sala tutta aggremita e feci l'infiltrato ufficiale, cioè sono rimasti in piedi, quindi sapevano che c'ero, quindi magari si sono contenuti, non lo so, ditemi voi avvocati. Però a parte lo scherzo, sentivo dei discorsi che mi hanno interessato molto, perché erano delle questioni che affrontavano la problematica giudiziaria, quindi la problematica di tutti i giorni, ciò che noi affrontiamo tutti i giorni da punti di vista diversi, però era fatta in audita altera parte, cioè erano avvocati che parlavano ad avvocati, di problematiche di avvocati. Il 90% del discorso era comunque sui magistrati, però i magistrati eravamo assenti, quindi non c'era una corresponsione, non c'erano problematiche che si potevano affrontare assieme. E lì ho ascoltato alcuni discorsi su cui ho avuto motivi di dissenso, magari non ero d'accordo, ma non avevo titolo per dirlo. Discorsi molto interessanti che potevamo raccogliere e ragionarci assieme, ma non c'eravamo come magistrati. Oppure discorsi che sono punti di vista interessanti, di confronto, ma non c'eravamo come magistrati. Il problema è lo stesso quando ci sono le riunioni dei magistrati, con la differenza che io diserto anche questi ultimi generalmente. Ma al di là di questo, mi sono fatto un ragionamento che se ognuno di noi se la canta e se la suona da solo, ovviamente non facciamo un passo avanti. L'idea sempre che siamo in una perenne competizione, quasi, perché portatori di interessi diversi, non significa che non c'è la possibilità di remare dalla stessa parte. Ogni anno in queste giornate Vergari io faccio l'esempio della barca. Se la barca cammina remando, però a destra si rema in una parte e a sinistra si rema dall'altra parte, la barca gira e non si conclude nulla. Se anche vi sono interessi contrapposti, il funzionamento della macchina giustizia, la necessità di garantire giustizia, efficienza e giustizia, la giustizia ovviamente processuale, per carità, ciò che noi uomini possiamo fare, però è una giustizia che è quella che noi possiamo al massimo fare. Ma se gli addetti ai lavori non si parlano, allora io ho proposto ai miei riferimenti associativi se si organizzava qualche cosa che coinvolgesse ufficialmente gli avvocati per poter fare. Ovviamente la risposta era sempre sì. Poi l'ho proposto anche agli avvocati quando è stata eletta la nuova giunta, il nuovo consiglio degli avvocati, eppure da parte dei vertici dell'avvocatura si diceva sì, però poi non si fa mai. E allora, seguendo quello che è il mio carattere di fondo, alla fine l'ho fatto io. E quindi fondamentalmente questa idea, io mi vedete un po' dappertutto, anche se vi sembrerebbe strano che io vi dico che non ho manie di protagonismo, però di fatto sono dappertutto e mi rendo conto, ma perché ho tantissime idee nella testa di come si dovrebbe fare qualche cosa che possa essere bello, perché come diceva Peppino Impastato, della bellezza ci siamo completamente scordati. Qualcosa che possa essere bello, non bisogna sempre delegarlo agli altri o chiederlo agli altri. Se i vertici della magistratura non si muovono, si possono muovere la base. E lo stesso si può parlare per gli avvocati. E allora ho pensato di organizzare una situazione di questo tipo, dove si potesse, affrontando argomentazioni generiche, specifiche ma generiche, scusate l'apparente ossimoro, cioè argomentazioni che hanno un rilievo fondamentale come approccio alle nostre professioni, un approccio talmente ampio da non poter rinchiudersi in confini stretti come quelli dei convegni dove si parla della giurisprudenza, dell'interpretazione, se la fideiussione omnibus possa essere applicata, cioè commenti di una noia mortale, ma che al di là di tutto possono dare un input così nozionistico, interessantissimo, fondamentale, perché la preparazione e l'approfondimento nel nostro mondo è appunto fondamentale.
Però quello che tutto ci spinge regolarmente è il nostro approccio alla professione, il nostro approccio a questa cosa sacra, laicamente sacra, che si chiama giustizia terrena. Quindi entrambi, dai nostri punti di vista, trovare un tavolo dove poter parlare di questioni che possono essere in qualche modo ampie. Nel fare ciò ho preso al balzo un'altra idea. Io ho avuto l'onore e il piacere di conoscere Benito Vergari da sempre, perché ero compagno di classe della figlia di Benito Vergari. Quindi io e Benito Vergari eravamo per esempio al consiglio di classe, lui come genitore, io come alunno, quindi l'ho seguito da tutta la vita. Poi sono diventato giudice, lui è diventato il mio presidente. Poi per motivi, le cose che succedono nella vita, una quindicina d'anni fa sono stato presidente di sezione per un anno intero, quindi pur essendo molto giovane, ero per un anno sono stato presidente di sezione, quindi facevo le riunioni dei presidenti di sezione. Quindi ho potuto apprezzare non solo l'uomo come lo conoscevo già da prima, ma anche il presidente, e non solo il presidente come lo sentiamo, appunto la famosa base che dicevo prima, no? Il presidente come lo vedo nel momento decisionale. C'è questa capacità eccezionale di Vergari, che è molto rara, di decidere ma ascoltando gli altri. Perché se uno ascolta troppo gli altri non decide mai. Cerca di fare un colpo al cerchio e uno alla botte per accontentare a destra e accontentare a sinistra. Se invece uno decide senza ascoltare gli altri o sentendoli, che è una cosa diversa da ascoltare, è diverso. Vergari aveva un'apertura enorme verso le proposte e le idee che gli venivano dagli altri, ma alla fine decideva. Ecco, è un esempio di presidente ed è un esempio di come dobbiamo essere i magistrati anche a livello dei vertici, perché noi il problema della magistratura, l'ho sempre sostenuto, è proprio nel fatto che spesso vi è un eccessivo carrierismo, che è il vero difetto secondo me della magistratura, però noi ci contestate difetti che spesso io ritengo non abbiamo, invece quello che veramente abbiamo, cioè quello del carrierismo, ecco, questo non viene contestato mai. E quindi soprattutto nell'ambito dei direttivi, avere dei direttivi di questo livello è una cosa fondamentale, perché bisogna stare attenti a chi entra in magistratura, come in qualsiasi altra categoria, ma io sto parlando della mia, chi entra in magistratura con l'ottica di diventare direttivo, no? E quindi con l'ottica di fare carriera. E a questo punto non significa che si diventa disonesti, ma significa che si lavora basandosi anche su delle prospettive diverse, quindi come prepararsi la base. Al momento abbiamo per esempio dei direttivi al Tribunale che godono della mia assoluta fiducia, sono felicissimo di avere come presidente Francesco Mannino, che oggi vi saluto, vi mando a salutare, non poteva esserci, però stamattina abbiamo parlato, quindi siamo in un momento, siamo in ottime mani, però dire, bisogna stare attenti a questi aspetti. Ecco, presidente come Benito Vergari sono presidenti su cui sempre fare punti di riferimento per sempre. A proposito di questo, di questa problematica della donna in toga, che poi è il titolo di questo incontro, ci si è soffermati spessissimo in tanti incontri di questo tipo su come definire la donna in toga. E mi sono ritrovata spesso ad assistere a incontri di studio anche abbastanza cospicui dove si disquisiva, questo è il termine più adatto, se fosse il caso di chiamarla avvocatessa o avvocata. Arrivando a formare questo neologismo che ormai fa parte del nostro sentire comune, io sinceramente, forse anche perché risento di una riflessione filosofica sull'argomento, vorrei invece spostare l'attenzione sull'aspetto sostanziale della donna avvocato e non sull'aspetto formale. Personalmente io propendo per la non declinabilità al femminile del sostantivo avvocato, semplicemente anche per un onore a quella che è la ragione storica, perché questo mestiere nasce come un mestiere prettamente maschile e fu un vero e proprio campo di battaglia per le donne, per l'affermazione delle donne all'interno del foro e dell'ambito proprio forense. Se guardiamo la prospettiva della donna in toga appunto da
una sfaccettatura tipicamente non formale su come rivolgersi a lei, ma sostanziale, ci rendiamo conto che la donna è portatrice di un quid pluris, di un valore aggiunto, qualsiasi cosa si dedichi, ha questa capacità. Oscar Wilde diceva: date alla donna delle possibilità ed ella può fare qualsiasi cosa. Ed effettivamente è così. Da un punto di vista culturale, però, la donna è stata spesso relegata all'alveo della famiglia, della cura dei figli, della casa. Al massimo, se vogliamo parlare di lavori fuori dalle mura domestiche, l'insegnamento, la pedagogia, però tutto sempre strettamente connesso a un ambiente familiare. Pensare a una donna che si affaccia alla professione forense fu particolarmente difficile. C'è un mare magnum di saggistica che io non sto qui a citarvi perché proprio c'è una branca che di filosofia del diritto che si è dedicata a questo, dove vi cito soltanto un autore su tutti, tale Eutimio Ranelletti, che all'inizio del Novecento, in un saggio interessante che lessi in maniera anche abbastanza veloce, sebbene ha un modo di scrivere un po' difficoltoso, un po' oscuro, dal titolo già esplicativo, La donna giudice, ovvero sia La grazia contro la giustizia, dove evidenziava l'aspetto tipicamente femminile della, appunto, della grazia, della delicatezza, dell'eleganza, in netta contrapposizione, come due linee parallele, con l'aspetto invece della giustizia, della razionalità, del raziocinio, dell'equilibrio. E arrivò addirittura ad utilizzare un'espressione che oggi fa quasi ridere, cioè che la donna biologicamente non è predisposta per dedicarsi alle professioni forense, proprio perché manca di equilibrio, manca di razionalità ed ha un eccesso di emotività. I moderni pensatori che io accolgo nel mio modo di vedere la donna in toga invece sottolineano che proprio l'aspetto emotivo, inteso come sensibilità emotiva, rappresenta quel valore aggiunto che la donna può dare a questa professione. Perché? Per una ragione molto semplice, anche intuitiva, attraverso questo aspetto emotivo la donna entra in una sorta di dialogo muto con chi ha dinanzi e riesce a comprendere ciò che si muove nell'animo umano, forse più di quanto potrebbe fare un uomo che rappresenta appunto per eccellenza l'aspetto raziocinante. Quale elemento migliore possiamo ritrovare proprio nel concetto di difesa, perché chiaramente parlo dal punto di vista dell'avvocato, se non di una sensibilità emotiva che porta la donna a capire chi ha davanti e come deve tutelarlo, come fare i suoi interessi, come difenderlo, anche come redarguirlo. Abbiamo parlato di giustizia minorile, dove la donna ha una grande importanza, e quindi questo elemento sicuramente dà quella marcia in più. Che non si è mai voluto attenzionare, anzi si è voluto dire addirittura che fosse un elemento sminuente e quindi una mancanza totale di. Perché ho citato questo Eutimio Ranelletti? Perché il suo saggio fu portato come motivazione anche ai personaggi che ha citato, il dottor Mirabella, ai presidenti di Corte d'Appello, presidenti di Cassazione, per motivare le loro richieste di cancellazione dall'albo degli avvocati delle figure femminili, proprio sulla base di questa emotività che non è arginabile, che praticamente andrebbe contro quelli che sono gli interessi del cliente. Ma c'è anche da dire che sì, è un fattore culturale, ma io lo definirei più una subcultura per una ragione molto semplice, perché è una problematica della cultura moderna. In realtà, se noi andiamo indietro con la mente e pensiamo alla cultura classica, già nel 442 a.C. Sofocle fece declamare la prima arringa al femminile proprio ad Antigone. Antigone fece una cosiddetta arringa prosè, cioè nel senso per spiegare e motivare le proprie ragioni, spiegando perché non aveva rispettato l'editto di Creonte che vietava di dare degna sepoltura ai traditori della patria, e tra questi purtroppo c'era suo fratello Polinice.
Ma lo fece argomentando proprio, cioè tirando fuori proprio questo aspetto emozionale, cioè la pietas, che è un principio deontologico ineccepibile, cioè la pietà nei confronti di chi è, ha subito ingiustizia, nei confronti di chi è deceduto, da anteporre alle leggi estremamente precise, raziocinanti, ma dure, fredde, dell'editto di Creonte. Lo fa con un vigore, con una forza, che però è comunque venata a queste venature di emotività, di compartecipazione emotiva, che danno appunto quello che dicevo poco fa, quel quid pluris, quel valore aggiunto. Quindi non è sempre stata vista come un elemento negativo la donna all'interno della professione forense. Diciamo che poi è stato un prodotto di questa subcultura dell'età moderna, sembra un paradosso, che è venuta fuori e ha fatto sì che la donna vedesse relegata solo ad un ambito particolare. E come diceva il dottor Mirabella, soltanto nel 1919 le donne hanno questa possibilità di varcare le soglie del tribunale, di poter difendere, di poter legge agere, come si insegna all'università. La legge fu la 1776, il 17 luglio del 1919, e soltanto molto dopo, di questo poi parlerà ampia in maniera più precisa e puntuale la dottoressa Consoli, molto dopo, solo nel 63, quindi in epoca postmoderna, le donne hanno potuto ricoprire il ruolo di magistratura, perché lì era considerato un passaggio, uno step in più, un equilibrio e una capacità di dominare le emozioni che si chiede a un magistrato, che è considerato da sempre superiore a quello che si chiede ad un avvocato. Queste sono le problematiche, diciamo così, in maniera molto molto succinta, perché non voglio tediare, non avrebbe senso in questa sede, le ragioni storiche che hanno messo la donna in una condizione di lotta costante per arrivare ad una posizione, non dico qua paritaria, ma quasi similare a quella dell'uomo. Attualmente le problematiche, giusto per dare uno spaccato, per dare un input di riflessione, attualmente le problematiche che riguardano la professione forense al femminile sono sicuramente meno filosofeggianti, meno culturali, ma più pragmatiche, e sono legati a due fattori essenzialmente: il fattore remunerativo, anche previdenziale, e il fattore familiare, legato strettamente al tempo a disposizione. Per quanto riguarda il tempo, tutti sanno, chi esercita questa professione sa perfettamente che un avvocato non lavora le 8 ore canoniche, e purtroppo spesso questa realtà confligge con l'esigenza di dover essere anche madre e moglie, perché l'essere avvocato non esula dalla possibilità di essere l'uno e l'altro, e non esistono attualmente neanche delle strutture pubbliche che accolgano, che aiutino le donne avvocato che magari hanno dei figli e non hanno come fare, non hanno una famiglia alle spalle che li può sostenere, non hanno anche donne madri, e ne conosco tante, che hanno questa problematica. Mi è arrivata una notizia che però non ho potuto appurare personalmente, mi è stata detta da colleghi che stanno al nord, che al Tribunale di Torino, ad esempio, in una struttura vicino al Tribunale, è stato creato un baby parking per le mamme che hanno, mamme avvocato, che hanno bisogno di lasciare i bambini e, come si sa, non possono entrare in Tribunale. Ma non so fino a che punto sia fondata questa notizia, ma soprattutto non so se ancora esiste questa realtà. Forse è stato proprio un cameo, ma nei tribunali in generale non c'è questa forma di sostegno. Previdenziale assolutamente sì, perché noi purtroppo siamo in una situazione dove le donne, anche se considerate di pari livello agli uomini, spesso già in una prima fase di avviamento alla professione vengono indirizzate ad occuparsi di determinati settori, diritto di famiglia, oppure se sono penaliste la giustizia minorile, ma sono tutti settori che ictu oculi purtroppo non danno una remunerazione paritaria a un certo tipo di procedimenti. Quindi c'è già una sorta di discriminazione da questo punto di vista.
E poi a livello previdenziale mi è capitato, tra l'altro, insomma, i regolamenti li sappiamo tutti, ma mi è capitato un articolo sul Sole 24 Ore dove si dice che, per esempio, portare un esempio su tutti, l'assegno di maternità si viene calcolato sulla base del reddito annuale e alla fine arriva a coprire soltanto 3 mesi, diciamo, di aspettativa. Una cosa che a livello, se lo paragoniamo al lavoro pubblico, c'è una sperequazione notevole, non c'è una tutela della maternità all'interno della nostra categoria. Quindi le donne non vengono aiutate né nella fase ante, cioè prima di avere figli, né nella fase post, cioè dopo che hanno avuto dei figli. E questi sono dei limiti molto, diciamo, dei problemi pragmatici, alcuni dei problemi pragmatici con cui una donna si scontra ogni giorno. Volendo ricordare, perché poi... Questi ce ne sarebbero tante altre problematiche da affrontare, ma ci dilungheremmo troppo. Volendo invece rivolgere un pensiero alle protagoniste di questo incontro, che sono Carmen e Vanessa, che io considero degli avvocati, delle donne avvocato esemplari, da tanti, sia dal punto di vista professionale, ma sia soprattutto dal punto di vista umano. Perché spesso quando si dice quello è un bravo avvocato, si evidenzia l'aspetto tecnico, la preparazione, la capacità di gestire il processo, ma è il cliente soprattutto. Ma l'aspetto umano viene quasi sempre messo in subordine. Sì, se è gentile, è simpatica. No, l'aspetto umano in un avvocato, e soprattutto nella donna, proprio per ricollegarmi a quel quid pluris di cui parlavo, quel valore aggiunto che la donna porta, è un elemento imprescindibile. E Carmen, che io ho avuto il piacere di conoscere molto professionalmente, l'ho vista, l'ho sentita, ho sentito una sua pregevole discussione proprio dal Tribunale dei Minori, e Vanessa, erano veramente delle portatrici di questo valore. Sentivi il calore di queste persone, la professionalità, la gentilezza, l'eleganza, perché Carmen io la ricordo molto per la sua eleganza, una persona di un'eleganza fuori dal comune. Vanessa per il suo calore umano, per la sua bellezza interiore che era di gran lunga superiore a quella esteriore, per il sorriso che sapeva donare a chiunque. La prima volta che vidi Vanessa, lei non mi conosceva e mi sorrise. E poi ci parlammo dopo, ci presentammo dopo, però quel sorriso, ricordo di quel sorriso, rimase impresso nella mia memoria. Io, parlando con colleghi che la conoscevano, dicevo sempre: lei è il sorriso del tribunale, Vanessa, perché aveva proprio questa luce, questo calore, era una persona, una professionista valida, una persona calda. Carmen la ricordo e la prendo ad esempio per l'eleganza e la grande capacità che aveva di saper coniugare questi due elementi. Io voglio ricordare, concludo dedicando a queste due splendide donne avvocato una frase che fu di Diderot, che scrisse Diderot, ma che fu molto cara a Ungaretti. Per parlare delle donne bisogna intingere la penna nell'arcobaleno.